siamo in un luogo molto particolare, sono insieme al parroco Giuseppe, Don Giuseppe, e abbiamo visto una chiesa bellissima, ricca di affreschi, vorrei dire, che tolgono veramente il fiato. Intanto io le chiedo di che epoca è questa chiesa e dove ci troviamo esattamente. Buonasera a tutti, innanzitutto benvenuti nella nostra comunità, siamo a Gangi, che è uno dei paesi delle Madonie, anche se non siamo ancora nel parco delle Madonie, ma siamo pienamente madoniti. Siamo nella chiesa madre del nostro paese, la parrocchia San Nicolò, ed è un vero e proprio scrigno di tesori. La chiesa, diciamo, nella forma attuale in cui l'avete vista voi, è una chiesa settecentesca, ma originariamente doveva essere molto più piccola, anche perché accanto a questa chiesa c'era la torre normanna, che era una torre di avvistamento, una torre di controllo, e poi nel Settecento, quando la chiesa fu ampliata, la torre venne inglobata nella chiesa e divenne torre campanaria. Quindi l'impianto attuale di una chiesa settecentesca, una chiesa che, ripeto, custodisce molte opere d'arte, opere di Filippo Quattrocchi, opere di Giuseppe Salerno, opere di scuola anche gagginiana, e poi questo luogo dove siamo oggi, che è la cripta dei preti morti, che custodisce davvero le spoglie mortali di quelli che sono stati i preti della nostra comunità. Un posto che impone naturalmente un certo rispetto, perché alla fine sono persone che stanno riposando, ma un luogo che è anche visitabile. Sì, noi teniamo a precisare che questo non è un luogo turistico. Oggi vanno in giro tanti alla ricerca di questo turismo un po' macabro. Noi teniamo sempre a precisare che questo è un luogo di culto, un luogo dove le spoglie mortali dei nostri confratelli sacerdoti riposano, hanno trovato anche onore da parte della comunità, perché se li troviamo in questo stato, anche la conservazione, la mummificazione era un gesto di rispetto, di attenzione. Sono tutti sacerdoti in abiti sacerdotali, ma anche dalla maschera di cera che portano, molti ancora la portano, alcune purtroppo nei vari anni sono andate perdute perché si sono rotte nei diversi maneggiamenti, e quindi anche la maschera di cera che portano era un segno di rispetto e di conservazione di questi corpi. Da pensare una cosa, tutti questi corpi intanto quanti sono, ma soprattutto sono tutti preti, ma tutti di Gangi? Allora, sono tutti preti di Gangi, sono circa una sessantina le mummie che abbiamo qui nella nostra cripta, e accanto a questa cripta ve ne sono altre. Abbiamo negli anni 50, quando fu rifatta la pavimentazione della chiesa e poi successivamente fu ricambiata, fu fatta una mappa che individuava ben 26 tombe, quindi sotto la nostra chiesa madre ci sono 26 tombe. Questa è quella dei preti, ma ci sono altre tombe gentilizie, alcune le abbiamo aperte da poco, aspettiamo solo il disbrigo delle pratiche burocratiche per renderle visibili, e qui c'erano un po' le famiglie nobiliari di Gangi, quindi queste tombe gentilizie speriamo pian piano di farle venire alla luce. Pur essendo questo luogo di culto, rientra in un itinerario turistico. Qui abbiamo Giuseppe Inguaggiato, che è il direttore artistico del nostro piccolo museo. Questo itinerario artistico a breve sarà inaugurato, partirà dalla torre con una sede per delle mostre temporanee di arte contemporanea, attraverserà tutte le opere d'arte presenti nella chiesa, poi verrà qui nella cripta, gli oratori delle confraternite e un museo con due pinacoteche e gli argenti di tutta la nostra comunità parrocchiali, quelle che per ora sono custodite nelle altre chiese. E infine speriamo, stiamo appunto aspettando anche dei fondi per valorizzare un vecchio edificio che era stato costruito per diventare un cinema,
e quindi ha una ampiezza notevole, lì verrà custodito il giudizio universale. Quindi il nostro itinerario turistico si concluderà in questa, l'abbiamo chiamata Cappella Sistina, ecco, dove ci sarà solamente il giudizio universale che vale la pena visitare. Io, padre, la ringrazio anche e soprattutto per la possibilità di averci fatto visitare questi luoghi particolari, e concluderei questa intervista ascoltando un po' anche il direttore artistico, che è anche restauratore d'arte, e quindi grazie. Grazie a voi. E col direttore artistico io, intanto buonasera, buon pomeriggio, volevo chiedere, passando dalla chiesa alla cripta, vediamo un cambio dei decori. Nella cripta ci sono degli affreschi settecenteschi, mentre nella chiesa vi sono degli stucchi, diciamo, in barocchetto siciliano, madonita, che è molto leggero. Un luogo così ricco di opere, quanta manutenzione ha bisogno? Moltissima, tanto che ogni tanto facciamo manutenzioni straordinarie perché le opere sono sempre soggette a degradarsi col tempo, anche se dobbiamo dire che per fortuna le opere lignee che sono sopra in chiesa sono di Filippo Quattrocchi e sono state realizzate in legno di cipresso. Praticamente il legno di cipresso non è attaccabile dagli insetti xilofagi della famiglia dei tarli e quindi da questo punto di vista sono eterni, però ci sono altre opere che necessitano ogni tanto di piccole manutenzioni. Tra i tanti dipinti e tra le tante statue, una cosa che mi ha colpito è stato il pulpito ligneo, dove ci sono raffigurati diversi disegni, ma soprattutto diverse statue intorno al pulpito stesso. Chi rappresenta? Allora, il pulpito è stato realizzato da Filippo Quattrocchi comunque nel Settecento, nella seconda metà del Settecento. Le opere, le statuette che raffigurano i santi che avevano più culto a Gangi in quel periodo, quindi c'è un San Nicola, un San Cataldo, altri vescovi, San Biagio ed altri. Ma anche il crocifisso, perché è conservato nella cappella della Madonna del Rosario al momento. Il crocifisso è pure di Filippo Quattrocchi, che viene considerato il Michelangelo siciliano del legno. Non ci sono artisti più bravi di lui nel Settecento in Sicilia. Io la ringrazio tantissimo per la sua testimonianza. Non parleremo in modo approfondito di questo luogo da un punto di vista, voglio dire, artistico, ma ne possiamo parlare da un punto di vista di gestione, perché siamo in compagnia con il custode. Com'è custodire un luogo così particolare? Fa molta soddisfazione, diciamo, che essere a contatto con i nostri antenati, i sacerdoti del Settecento e dell'Ottocento è un onore più che altro, un privilegio anche. Ma lei, in qualità di custode, mi tolga la curiosità, qual è il suo compito specifico? Vabbè, tenere, intanto cercare di scendere tutti i giorni qua a vedere come la situazione, se c'è una pulizia fatta e quindi cercare di tenere quanto più in ordine pulito possibile per far scendere i turisti qua, quindi accedere con i turisti, far scendere proprio loro a spiegare come è nato, come sono conservate, eccetera eccetera. E la mummificazione qua risale al 1722 e da Benedetti locali, i primi locali, che era solamente inizialmente c'era solo quella stanza, che è la stanza di là. Qui è nata alla fine del Settecento, è stato l'arcipreste Cataldo Rapunzio, è stato che sepolto, ce l'abbiamo sepolto qui noi, fino al 1872, che abbiamo l'ultimo sonetto, risale il 21 gennaio e 21 dicembre del 1872 ed è il sacerdote Barreca. E qui c'è la particolarità a Gange che hanno una maschera in cera, quindi che succedeva quando morivano, andavano a casa e prendevano il calco del viso, quindi facevano un calco di gesso. Infatti, se uno li guarda bene, ognuno ha l'espressione nel momento in cui morivano. Dopodiché, quando diventavano scheletri, quindi dopo la mummificazione che durava circa 9 mesi, quando finiva che diventavano scheletri, la testa la staccavano dal corpo, perché il sotto lo lavoravano, cioè a dire, davanti mettevano delle gazze fine, dietro delle stoffe, cioè tappavano gli occhi e a volte, forse quasi tutti, mettevano delle preghiere dentro la bocca.
E poi facevano una maschera o parziale, quindi se il viso era abbastanza compatto la facevano parziale, altrimenti facevano una maschera totale, vera e proprio una maschera che riproduceva il viso, e usavano la cera d'api, si usavano. Maschere che ancora sono visibili in alcune parti, perché l'ultimo che hanno mummificato, la maschera è perfetta, sono passati diciamo 150 anni, la maschera è perfetta. Ma abbiamo soltanto mummie, diciamo, esposte così in piedi, oppure ce ne sono? Allora, gli arcipreti li mettevano nelle bare, però le bare dovevano essere chiuse e senza il vetro di sopra, e mentre i sacerdoti semplici li mettevano nelle nicchie, legati, poi c'hanno un bastone all'interno, perché sia la testa che il corpo, e sono legati, altrimenti non stai in piedi il corpo, sono legati, c'è un chiodo dietro e sono legati. Io non le nascondo che parlerei con lei per ore, perché per quanto l'argomento sia, diciamo, poco felice, ma quello è, però è molto affascinante ascoltare la sua testimonianza, perché traspira anche una certa passione nel lavoro che fa. Vabbè, certo, infatti molte volte sto qui diverse, anche più del tempo dovuto necessario, perché la gente vuole conoscere, vuole sapere, è curiosa, anche perché poi mi chiedono come vivevano questi sacerdoti, perché noi abbiamo i nominativi anche dei sacerdoti, abbiamo, quindi come campavano, come vivevano, il guadagno. E poi sono spiegazioni documentate, non è per sentito dire, quindi diciamo che... Se lo lasci dire, lei rappresenta veramente un bene immateriale, perché ha racchiuso in pochi minuti anni e anni di storia, ma soprattutto ha fatto respirare quella passione che in qualsiasi lavoro bisognerebbe mettere. La ringrazio.